Ad In Cronaca torniamo ad occuparci di terremoto. Mancano 10 giorni circa al decennale del grande, purtroppo e più tragico terremoto dell'Aquila del 6 aprile del 2009. Ma c'è stato anche un altro terremoto, quello del 2016 e del 2017 a Teramo. Ed è qui che siamo venuti per questa puntata di In Cronaca, perché c'è da raccontare una bella storia. Noi ad In Cronaca ci piace raccontare belle storie. E allora la storia è quella di un progetto ambizioso che coinvolge ben 17 comuni, tra cui anche un comune del Pescarese, quello di Farindola, una rete contro la povertà educativa. 11 scuole del territorio, 4.000 bambini, 5 le associazioni che si sono messe insieme per puntare e partire dal tema e dal problema della povertà educativa per ricostruire, in attesa della ricostruzione vera e propria qui nel Teramano, che non è mai partita, per partire dalla ricostruzione sociale, per in qualche modo dare nuova linfa a quel tessuto sociale fortemente penalizzato dagli eventi sismici, lo ricordiamo, dell'ottobre del 2016 e del gennaio del 2017. Come vedete, alle nostre spalle Teramo, si riescono a intravedere anche diverse gru per quelle poche opere di ricostruzioni che stanno partendo, ma qui ad esempio c'è l'emergenza grande delle scuole, degli istituti scolastici inagibili, eppure all'interno c'è chi vuole in qualche modo ripartire a suo modo. E allora andiamo a conoscere meglio questa storia. Quello che non è ancora possibile ricostruire con i mattoni verrà fatto a suo tempo. Intanto c'è molto altro che può essere ricostruito da subito, perché qui davvero non c'è tempo da perdere. E ci riferiamo ai contesti sociali, alle relazioni, a tutto ciò che l'evento sismico, che qui nel Teramano per fortuna non ha provocato vittime, ma ha lasciato ancora oggi tante troppe crepe, ha gravemente incrinato. Ci sono lesioni esterne, ma anche tante lesioni interne. La fiducia che viene meno, una qualità della vita fortemente ridimensionata, un tessuto economico totalmente sfibrato, una sorta di depressione collettiva che va comunque sollecitata. Da queste urgenze parte il progetto Radici, una rete contro la povertà educativa in cui 5 organizzazioni del terzo settore, 11 scuole e 17 comuni danno vita a laboratori di attività varie dove vengono coinvolti 4.000 bambini, strizzando però l'occhio anche agli adulti. Questo progetto è stato selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. I progetti messi in campo dalle 5 associazioni che lei diceva rappresentano la più vasta sistematica opera di offerta culturale ed educativa non formale, che quindi rappresenta un sistematico e organico intervento di contrasto alla povertà educativa nei territori, come diceva lei, dei 17 comuni. La cifra di questi progetti è la diversità, la multidisciplinarietà e il fatto che tutti e cinque le associazioni, pur mettendo in campo ognuno la propria specificità, la propria esperienza e quello che nel tempo hanno imparato a fare, sono riusciti a trovare una cifra comune che è anche in qualche modo l'identità di questi progetti.
Diciamo 17 comuni, quindi anche una difficoltà a coprire tutto il territorio, se vogliamo, multidisciplinarietà, quindi tanti gli argomenti affrontati, dall'educazione ambientale abbiamo visto, ma anche la musica, l'aspetto psicologico importante. Quindi quali sono state le difficoltà maggiori nel cercare di fare sintesi in un programma così ampio? Intanto bisogna dire che siamo partiti molti mesi prima, abbiamo fatto un lungo lavoro di analisi, di studio, abbiamo identificato i bisogni e a questi bisogni abbiamo dato le nostre risposte. Queste risposte e l'analisi dei bisogni che era a monte sono stati gli elementi che hanno convinto appunto l'impresa sociale con i bambini a selezionare il nostro progetto. La sfida più grande è quella di portare dappertutto, anche nei comuni più isolati, più periferici, un'offerta culturale di qualità che permettesse a tutti i bambini e a tutti i ragazzi di avere dell'occasione di crescita, di confronto, per far sì che il posto in cui si nasce è un dato di partenza ma non una condanna a non poter fare, a non poter avere quelle occasioni che permettono di crescere. E la cosa importante è che quello che noi offriamo serve a far sì che questi bambini e questi ragazzi possano coltivare, magari scoprendolo, talenti, vocazioni, capacità che servono non soltanto ad acquisire competenze ma anche a far crescere l'autostima, a far crescere la fiducia in se stessi, che è la cosa più importante per lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi, ed è quella forza che poi può aiutare anche nel percorso scolastico. Quindi la sfida più grande è arrivare dappertutto, e noi arriviamo in tutti i 17 comuni, anche quelli più lontani con meno bambini, e a tutti portiamo l'insieme delle nostre iniziative, che sono appunto la scommessa di un'offerta culturale di qualità in posti particolarmente disagiati, ma la scommessa è quella di partire da una difficoltà per volgerla in opportunità. Nei giorni scorsi l'inaugurazione di una prima delle diverse biblioteche inserite nel programma Radici, la biblioteca di Valle Castellana, risultato di un'interessante iniziativa di Teramo Children. Siamo con Anna Di Monte sui corsi di educazione alla lettura, corsi che hanno avuto un grande successo, Anna, tant'è che la nascita di questa prima biblioteca, ma altre ne nasceranno. Allora, noi abbiamo inaugurato questa prima biblioteca, che è la prima di 7-8 biblioteche, perché il nostro obiettivo è di aprire una biblioteca aperta oltre che ai bambini anche a tutta la cittadinanza, in tutte le realtà territoriali in cui operiamo, perché noi siamo trame visibili, il titolo del nostro progetto è Trame Visibili, quindi oltre a fare la promozione alla lettura attraverso lettori che affascinano, suscitano curiosità nei bambini, che quindi li spingono a leggere, vogliamo lasciare una traccia, cioè dopo di noi, alla fine del progetto, queste biblioteche dovranno vivere di vita propria, quindi dovremo cercare di coinvolgere il più possibile tutta la cittadinanza, genitori ma anche amministrazioni, a sostenere questa cura del libro, questa passione per il libro e questa fonte di grande ricchezza che è il libro di qualità. Dunque noi siamo partiti da un corso di formazione per i docenti, perché poi loro potessero continuare anche la modalità di lettura che abbiamo, che proponiamo. Il corso ha dato accesso agli operatori, cioè noi andiamo a leggere solo nelle classi in cui i docenti hanno partecipato al corso, per cui ci sarà, noi siamo come dei facilitatori di questa formazione. I bambini sono incantati, tornano a casa, si mettono a cercare libri, a leggerli con i genitori, perché è proprio questo, creare questa abitudine, questa affezione e lasciare in eredità a questi territori questa voglia di scoprire e di aprire le proprie conoscenze attraverso la lettura. Ecco, parliamo di Valle Castellana, forse se non il centro più colpito, ma davvero uno dei più colpiti del sisma del 2016 e del 2017. Ecco la risposta della gente, lei mi parlava di bambini entusiasti, però voglio dire, in un territorio estremamente depresso sotto certi aspetti, come in qualche modo la gente si è ritrovata in questo progetto?
Allora, Valle Castellana è stata un amore a prima vista, perché appena iniziata, noi abbiamo fatto una presentazione alle famiglie, alle amministrazioni in ogni realtà, e a Valle Castellana, quindi col sindaco, cioè, e con le famiglie, abbiamo presentato il progetto. Appena poco dopo averlo presentato ci hanno telefonato dei genitori chiedendoci di andare a fare una manifestazione di letture per la festa della Befana. Quindi noi siamo andati il giorno del 6, l'Epifania, abbiamo insieme, c'era un signore travestito da Befana, noi abbiamo fatto la lettura insieme a tutto il paese, mentre c'erano gli uomini che bevevano, che giocavano a carte, e tutti i bambini del paese che leggevano. Ed è stata una cosa proprio molto calda, molto forte, e abbiamo pensato che proprio perché era così sperduta, era così un po' abbandonata questa realtà dei ragazzi, soprattutto, che molti poi si spostano nell'Ascolano, lasciano, farli legare a questo territorio attraverso delle iniziative forti, anche dandogli orgoglio di ospitare la prima biblioteca, di invitare personaggi anche di rilievo nel panorama educativo nazionale, ma anche perché c'era stato un episodio molto antipatico di una scrittrice che ha scritto un libro parlando di questo paese, di avvinazzati, cioè parole pesanti che hanno molto ferito la collettività, e quindi per dare anche un po' di restituire dignità, anche valore a queste persone, abbiamo scelto proprio il posto più sperduto. Siamo in un territorio, quello che comprende in qualche modo l'Istituto Comprensivo Civitella Torricella, che raccoglie diverse realtà della zona, tutte realtà fortemente colpite dal sisma 2016-2017. Siamo con Barbara Diletti, insegnante dell'Istituto Comprensivo Civitella Torricella. Quali sono le maggiori difficoltà che in qualche modo avete incontrato e continuate ad incontrare? Le difficoltà che abbiamo incontrato e che incontriamo sono moltissime. Abbiamo avuto molti plessi inagibili, quindi molte nostre piccole scuole si sono dovute trasferire in altri ambienti molto velocemente, quindi abbiamo dovuto riorganizzare una serie di attività che sono quelle scolastiche che normalmente affrontiamo in fretta e furia. Questo nel momento in cui si è costituito il nostro nuovo istituto comprensivo, che è unito i territori di Civitella del Tronto, Torricella Sicura e poi i comuni montani di Rocca Santa Maria, Valle Castellana e Cortino, quindi un territorio prettamente montano e, come diceva lei, fortemente colpito dal sisma. Ecco, oltre agli aspetti, se vogliamo, organizzativi e logistici, anche la risposta dei ragazzi e i loro disagi, che realtà avete trovato di fronte? Sì, abbiamo dovuto adattare anche la nostra didattica, ovviamente è una didattica di resilienza, abbiamo dovuto attivare perché molte famiglie hanno dovuto proprio lasciare il territorio, si sono trasferite momentaneamente sulla costa, alcune anche definitivamente sono andate via, quindi un fortissimo spopolamento del territorio e quindi anche delle nostre scuole. Noi abbiamo dovuto affrontare dal punto di vista emozionale soprattutto la situazione, prenderla in mano e accompagnare i bambini e i ragazzi in un percorso insomma di resilienza, come dicevo, e di grosso significato emotivo. Con un contesto come questo, quanto è importante un progetto contro il fenomeno della povertà educativa come quello di Radici? È stato ed è importantissimo, questo si vede dai frutti soprattutto che ha portato. Il nostro è già un contesto, diciamo, educativo di povertà, perché comunque la mancanza di stimoli si sente, nonostante, diciamo, la globalizzazione purtroppo è ancora presente. In questo contesto, anche dopo il sisma, il tutto è andato, diciamo, a precipitare. Quindi questo progetto ha rappresentato per noi un volano, uno stimolo importantissimo che ci ha portato addirittura a fare un corso di formazione per i docenti sulla lettura, l'importanza della lettura, e poi
a costituire questa rete di piccole biblioteche scolastiche che abbiamo iniziato a costituire, abbiamo inaugurato il 18 con la biblioteca del plesso di Valle Castellana, poi inaugureremo fra pochi giorni il 17 aprile quella del plesso di Villa Lempa, ma la nostra idea è quella di creare una biblioteca diffusa, cioè di fare in modo che l'accesso alla cultura per i bambini sia immediato, senza ostacoli, ecco, che possano accedere a più stimoli possibili. Per far fronte al problema della povertà educativa, questo progetto affronta varie tematiche, anche quello dell'educazione ambientale, importante come tutti gli altri. Siamo con Gianna Cortellini del Centro di Educazione Ambientale Scuola Verde. Come si inserisce il vostro programma in questo progetto così ampio? Beh, si inserisce bene proprio perché la Scuola Verde intanto fisicamente è ubicata nella zona di Isola del Gran Sasso, quindi in un comune terremotato, e quindi ha questa anche caratteristica di zona terremotata, ma anche, diciamo, zona un po' arretrata, quindi c'è uno spopolamento generale da molti anni, e quindi lo stare lì per noi è anche proprio un presidio in un territorio che ha tante valenze ma che ha bisogno anche di forza, di appoggio. E partendo dal presupposto che per quanto riguarda le zone del cratere riferito al terremoto 2016-2017, qui di ricostruzione ancora nemmeno l'ombra, immaginiamo noi il discorso relativo alla ricostruzione di un tessuto sociale, ecco, un progetto come questo come può aiutare? Può aiutare perché i genitori, i bambini possono avere, la società in generale può avere un luogo in questo caso dove poter svolgere delle attività, dei tempi culturali altrimenti che non avrebbero, quindi un appoggio anche ai comuni, alla politica, alle politiche sociali che il comune in questo caso di Isola, ma che prendiamo anche altri comuni come Castelli o altri della provincia di Teramo, utili perché possano essere di conforto ma anche proprio di formazione. L'educazione ambientale non è come si pensava un tempo solamente l'amore per gli alberi, l'educazione ambientale è una parola un po' complessiva, grande, che accoglie sia la natura ma anche la cultura e la storia delle genti, in questo caso del Gran Sasso. Quindi noi abbiamo messo insieme un po' tutte queste nostre idee che sono poi rispetto al territorio stesso che ce le ha in qualche modo fatte amare, e continueremo a fare sempre questo lavoro. Con Radici il lavoro diventa più forte, maggiormente perché è all'interno di un grande progetto, e noi faremo la nostra parte e stiamo già svolgendo dei buoni lavori. Troviamo nel progetto Radici anche una grande personalità della musica popolare abruzzese, Carlo Di Silvestre, conoscerete tutti, uno dei fondatori del complesso Il Passagallo, e che in questo progetto tiene dei corsi di musica non solo, ma musica a 360 gradi, addirittura anche il discorso legato alla realizzazione proprio di strumenti, Carlo. Questi corsi sono finalizzati alla creazione di questa orchestra, l'Orchestra Popolare del Gran Sasso, con l'inserimento e il recupero di strumenti della tradizione popolare del nostro territorio e con un repertorio anche vocale, quindi il recupero delle canzoni, delle ballate, delle storie appartenenti alle nostre radici popolari. Gli strumenti sono quelli tradizionali. A breve inizieranno i laboratori per la costruzione etnorganologica di strumenti a fiato come le zampogne, i pifferi, i flauti di canna e a percussione come i tamburi o tamburelli, tamburi a cornice. Ecco, musica popolare è estremamente importante anche per rivalorizzare, se vogliamo, un territorio così colpito duramente dal sisma. Sì, la funzione della musica è una funzione molteplice, quella di comunque creare aggregazione, creare un interesse nei confronti di una cultura che serve comunque per
far scoprire, far riavvicinare le nuove generazioni alle proprie radici. Conoscere le proprie radici vuol dire poi poter essere in grado anche di confrontarsi con le culture diverse e comunque riacquistare questa stima, questa identità proprio personale e sociale. Motivo anche di resilienza, se vogliamo, quello della musica, ecco, come è stata la risposta dei ragazzi? I ragazzi hanno risposto qui a Teramo bene, per loro è un'avventura, è una conoscenza nuova, conoscenza che si può trasformare in competenza, la competenza di esprimere la propria cultura, le proprie radici. Saremo curiosi di vedere la prima di questa Orchestra Popolare del Gran Sasso, chissà. C'è da lavorare tanto, è una bella sfida perché i ragazzi che partecipano sono adolescenti dagli 11 anni fino ai ragazzi di 18 anni, possiamo anche inserire, sono ben accette le persone adulte che già anche sanno suonare degli strumenti, rimettere su questo repertorio e riconsegnarlo alle comunità dove stiamo operando. Non solo istituti resi inagibili dalla sisma, ma anche istituti che insistono in zone periferiche della città. Qui siamo a Teramo, all'Istituto Comprensivo Teramo 5 Falcone e Borsellino, siamo nella periferia di Teramo e anche qui i disagi si acuiscono dopo l'evento sismico del 2016. Siamo con l'insegnante Francesca De Gregoris. Quali sono state le difficoltà e i disagi che si vivono quotidianamente, come dicevamo, anche acuiti dal sisma qui? Sicuramente questa scuola si è trovata ad affrontare la difficoltà dovuta al sisma che ha colpito in particolare il nostro quartiere, il quartiere della Cona. E la scuola si è trovata anche ad ospitare, diciamo così, ad accogliere degli studenti, dei ragazzi che vivono in paesi limitrofi alla città di Teramo e che forse in maniera ancora più accentuata hanno subito i disagi dovuti al sisma. Il quartiere e la scuola per prima hanno cercato di rispondere a questa situazione di difficoltà. Anche per questo è nato il Plesso, siamo ospiti dell'Istituto Forti e abbiamo al momento la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la neonata scuola secondaria di primo grado. Siamo nati lo scorso anno, diciamo che il nostro bacino attinge non solo al quartiere della Cona ma anche a tutti quei paesi vicini che si spostano verso, diciamo, Montorio, il comune di Cortino addirittura, e in qualche modo cerchiamo di far fronte alle difficoltà del periodo, insomma, in cui viviamo. Il progetto Radici ci ha dato l'opportunità, grazie soprattutto al laboratorio di cinema All'Occhio del Luogo e al laboratorio di strumento e di canto corale, di aprire la scuola alla nostra utenza e anche a ragazzi che provengono da altri contesti scolastici, di aprire la scuola in orari pomeridiani, di accogliere quindi gli studenti anche in orari non canonici. In questo modo c'è non solo non c'è solo la possibilità di lavorare insieme e di fare cose con un'impronta meno scolastica, ma proprio di vivere il quartiere in altri orari. Entrambi questi progetti, quindi il laboratorio di cinema e quello di strumenti, hanno dato la possibilità ai ragazzi di entrare in contatto con le generazioni precedenti. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare i nonni e i genitori dei nostri studenti in occasione del laboratorio di cinema organizzato dal Cineforum Teramo e tenuto dal regista Marco Chiarini in particolare. Sempre i nonni e sempre il passato, quindi sempre l'eredità del nostro passato, hanno nutrito le lezioni di strumento, quindi questo recupero della tradizione. Una tradizione che viene tradotta, diciamo, poi nella contemporaneità, visto che il nostro quartiere è un quartiere con una forte identità. Ci siamo accorti che molte delle famiglie che vivono attualmente nel quartiere Cona lo hanno popolato anche nelle generazioni precedenti. Quindi abbiamo recuperato i saperi, le esperienze delle generazioni passate. E questo è stato utile per i ragazzi e chiaramente anche per noi che in questo territorio lavoriamo e cerchiamo di collaborare con tutte le realtà vicine.
Siamo qui seduti su una cattedra insieme alla psicologa Giulia Di Donato dell'associazione A Piccoli Passi. Anche questo aspetto, quello psicologico, estremamente fondamentale nello svolgimento del progetto Radici. A lei chiediamo, ecco, le difficoltà che avete incontrato, soprattutto le realtà che avete incontrato con questi ragazzi che hanno dovuto affrontare non pochi traumi. Sì, allora in realtà nell'attuare il progetto nello sportello di ascolto abbiamo riscontrato una grande necessità sia da parte dei bambini, degli adolescenti, ma anche da parte dei genitori, quindi proprio tutta la famiglia. La principale difficoltà dei ragazzi è quella di riconoscere e saper gestire le emozioni, sia dovute ai rapidi cambiamenti che il sisma ha provocato e quindi ad un costante riadattamento e rinnovamento sia di quelle che sono le basi, quindi la vita quotidiana, ma anche le relazioni. Quindi c'è stata veramente una grande richiesta di frequentare, di prendere parte a questo sportello di ascolto, appunto per queste difficoltà soprattutto relazionali e di riprendere contatto con quella che è la propria storia, che inevitabilmente si è modificata a causa del sisma. L'esistenza di uno sportello in qualche modo stimola a non chiudersi, anche questa l'utilità estremamente fondamentale di questa iniziativa. Anche questo è un dato positivo, la gente non si è voluta chiudere in se stessa e vivere questo trauma in qualche modo con se stessi e basta, ma si è voluta aprire, no? Assolutamente, questa è stata una grande sorpresa per noi, che con grande piacere abbiamo visto intere famiglie richiedere un sostegno e un appoggio, perché lo sportello è proprio quello, un luogo protetto in cui le persone possono sentirsi accolte, non giudicate, e in cui appunto possono esprimere i propri timori, le proprie paure, incertezze. E siamo state proprio contente di aver trovato questa accoglienza e appunto questa grande richiesta. Ascolto, ma anche lì dove è possibile risposta, ecco, che risposta avete dato da questo punto di vista? Le principali risposte che abbiamo dato ai ragazzi sono quelle di imparare ad ascoltarsi, a prendere contatto con le proprie emozioni e ad essere consapevoli di, appunto, dei propri sentimenti. Non esistono emozioni positive o negative, sono tutte quante emozioni, sensazioni che ci aiutano e che, di cui dobbiamo fare esperienza per poter crescere e maturare. Questo insomma rende ancora più importante l'apporto dell'associazione A Piccoli Passi in questo bellissimo progetto di Radici, no? Sì, appunto, perché si va ad unire a quelli che sono gli altri servizi psicopedagogici che le altre associazioni forniscono. Secondo me un servizio gratuito che adesso dovrebbero avere tutti quanti la possibilità di usufruirne, perché è veramente una scoperta enorme poter entrare a contatto con se stessi. Verrebbe da dire che il terzo settore va più veloce delle istituzioni, lì dove si attende ancora un cenno di ricostruzione dal sisma 2016-2017, appunto il terzo settore è già un passo avanti a vedere insomma questo progetto. Diciamo che il terzo settore ha dinamiche di funzionamento diverse dalle istituzioni, però quello che lei dice è importante perché mi consente di sottolineare che questo progetto su cui noi stiamo lavorando in realtà mette insieme il terzo settore, le istituzioni scolastiche, i comuni e le fondazioni bancarie che hanno insieme con il governo alimentato il fondo per il contrasto alla povertà educativa. La scommessa che sottende questa e anche l'ambizione più grande è quella di far sì che si possa intanto far capire a tanti che in questo paese c'è un grande paradosso. Abbiamo numeri molto piccoli di bambini e ragazzi e quindi uno potrebbe immaginare che a fronte di una riduzione del numero della platea dei bambini le attenzioni e le risorse fossero maggiori. Invece qui abbiamo meno bambini, meno offerte culturali, meno offerte educative. Paradosso che va assolutamente capito per poter essere affrontato. In Italia non c'è ancora una piena consapevolezza da questo punto di vista e quindi il progetto serve anche a questo e serve a coinvolgere tutte le istituzioni, quindi anche i comuni,
nell'affrontare insieme una scommessa che è quella di mettere al centro delle attenzioni di chi amministra, di chi educa, di chi fa il nostro lavoro, la scommessa più ambiziosa, che è quella di investire sul futuro attraverso i bambini e i ragazzi. Può sembrare retorica, ma qui dentro c'è la scommessa del futuro di questo paese, e se non si capisce questo, si è perso comunque una battaglia che non è facile poi riprendere.